Ben ritrovati di nuovo su Review You. Andiamo a vedere insieme queste posate ideali per il campeggio, ma soprattutto per chi vuole andare a fare escursioni in montagna e portarsi poco peso dietro, perché queste posate sono in titanio. Acquistate su Amazon ad un prezzo di 15 euro e vi lascio il link in descrizione come sempre. Iscrivetevi pure al canale per rimanere sintonizzati su recensioni da campeggio, escursionismo, ma anche recensioni in generale. Andiamo a vedere insieme il prodotto. Arriva all'interno di questa confezione di, non è proprio stoffa, una specie di neoprene, comunque bucherellato, quindi se avete le posate umide riesce comunque ad avere un effetto un po' traspirante, quindi si asciugano. Comoda la cordicina perché potete anche eventualmente attaccare le vostre posate all'esterno dello zaino per recuperare posto. Andiamo a togliere, ovviamente arrivano all'interno delle plastichine, ma io sono già andato a rimuoverle. Ne è rimasta forse una qua dentro di plastica. Ecco qua, andiamo a vedere insieme le posate. Sono veramente leggere, sembrano quasi leggere ma resistenti, nel senso non si piegano, però sono veramente leggere. Mi piace un casino questa cosa. Allora, come vedete qua si vanno a chiudere per avere ancora minor spazio, e qua c'è ovviamente il gancettino di sicurezza quando andate ad aprire la vostra posata. A parte che fa il click, però andate comunque ad agganciarla qua, quindi non si muove. 1, 2 e 3, e arriva pure il moschettone per andare magari a, quando le chiudete, a legarle senza mettere all'interno del sacchettino. Potete anche mettere così, attaccate allo zaino. Vi volevo leggere solo, anzi, più che leggere, andiamo a vedere magari insieme i dettagli di queste, le misure di queste posate. Allora, forchetta che da aperta arriva a 17 e da chiusa arriva a, vediamo insieme, 9,5. Visto che ci siamo, facciamo anche una misura della forchetta. 5 centimetri, 2 e mezzo. Cucchiaio che ad aperto arriva a 17, da chiuso sarà secondo me più o meno lo stesso. Sì, effettivamente sono 10 centimetri circa. Coltello, anche qui siamo sui 18, e da chiuso arriviamo a, sì, anche qui siamo sui 10 centimetri. Andiamo però anche qua per completezza a misurare la lama, 5 e mezzo, e il cucchiaio, come vedete, 3 e mezzo, come vedete vedere 3 e mezzo e 4 e mezzo, quindi normale. Ho fatto anche una recensione di un cucchiaio unico, cucchiaio forchetta coltello. Vi lancio il link della video recensione e il link magari di Amazon anche di quel prodotto. Era di acciaio inox, questo è in titanio e anche quello è qualcosa di convincente. Questo però mi piace anche in particolar modo perché sono leggere, pagate un po' di più ma sono veramente leggere. Andiamo a vedere il peso sulla bilancia. Accendiamola. Forchetta 16. 55 grammi, moschettone 56. Quindi un peso veramente limitato, un prodotto secondo me di qualità, e anche qua la lama del coltello sembra essere anche non affilatissima, ma fa il suo dovere se dovete tagliare ovviamente magari un qualcosa di non troppo duro. Lì poi per qualcosa di duro potete optare per i coltellini svizzeri o comunque altri tipi di coltelli. Secondo me è un prodotto veramente valido. Se avete domande non esitate a pormene. Link in Amazon in descrizione. Iscrivetevi al canale.